Ciao ragazzi, benvenuti al castello di Mongiolino. Guardate, gli dimostra quasi 1000 anni, magari sì. Però né questo sono del suo periodo. Questo forse sì, ma è una stalla diventata. Però gli diamo comunque un'occhiata perché sembra molto spettrale. Questa ha tutta l'aria di essere una chiesa. Mi piacciono sempre queste chiese con l'alberello, unico alberello al centro. Probabilmente questo è quello che resta del tetto. Se ne vede proprio un poco lì su, rimasto. Chissà chi ha tappato quella porticina lì. Peccato però. Ragazzi, per il panorama, cioè, non so se mi spiego, eh. Là c'è pure un laghetto. Ora, io ero convinto che dalla chiesa si poteva andare pure negli altri locali, ma a quanto pare no, quindi dobbiamo riscendere. Allora, almeno non sembra usato recentemente dal pastore, perché è tutto asciutto. Normalmente dovrebbe essere umido. Anche se in realtà l'odore c'è. Che bella panca. Porco cane! Ecco, rincominciamo. Il tetto però non sembra male. Ah, non ci avevo fatto caso che c'è proprio un soppalco sopra di me. Ah, ecco, forse questa porticina dava dall'altra parte, infatti l'avevo vista chiusa, ma giustamente ci sono i macigni davanti. E giustamente il bidone di Eternit bucato non può mancare, quindi non serve manco a nulla. Che bello però, così. Questi posti così, magari un tempo qua c'era chissà che cosa, non so, e ora è così. Dovrebbe essere piena, quindi non credo che sprofonderà, ma manca un gradino. Io non camminerei qua sopra perché magari stiamo sulla scala e ci affacciamo alla finestra. È molto scivoloso, molto friabile. Comunque sembra avere un tentativo di recupero da parte di qualcuno che voleva ristrutturarlo per farci qualcosa di agricolo. Dimostrazione anche i silos che ci sono qua. Io da dove salgo? Il sole negli occhi. Allora, il sentiero c'è. Lei è lì. La salita non è tanta, ma è ripida. È un più... Wow! Non voglio entrare di là che è aperto, voglio entrare dal suo ingresso. Devo un attimo riprendere la fiato. Allora, vi dirò una curiosità. A quanto pare, dico a quanto pare, sembrerebbe l'unico castello a forma circolare, a forma di torre praticamente, che c'è in Sicilia. E questo è abbastanza unico per quanto riguarda l'ambito siciliano dei castelli. Allora, io non mi infilo sotto perché qua veramente rischia di crollare. E sarebbe anche il caso che non ci si passa di sopra. Però, ah, ci sono pure delle aperture là. A quanto pare il castello era equipaggiato, se così si può definire, per resistere anche in una condizione di isolamento totale. Quindi il castello aveva delle riserve, tra le quali una cisterna d'acqua. Questa cisterna d'acqua, da quello che mi è sembrato di capire, è all'interno della torre stessa, cioè là dentro. Ma ora c'è pure questa stanza sotterranea, quindi non lo so. A voi i consigli, ragazzi. Io volevo vedere questa finestra. Qua chiaramente stiamo passando su quello che era un muro, sicuramente.
se avevo il nastro glielo mettevo io qua. In effetti, cioè, anche di notte uno, se non lo vede, vola giù. Accidenti, ma è bellissimo qua. Guardate questo contrasto tra il giallo della pietra e questo verde brillante. Purtroppo è davvero in condizioni terribili. Ah, era questa quella che avevo capito che era una cisterna, ma è tipo impossibile arrivarci in quel buco. E la particolarità è che quest'acqua veniva anche raccolta dalla struttura stessa che la convogliava al centro. Guardate questo pezzo come si è staccato. Impressionante. E qui ci sono altri resti. Provo a salirci sopra. Di qua si può ancora vedere un pezzo del secondo piano con la sua volta. E guardate qui come piano piano si sta sgretolando. Però questa linea di montagna è davvero fantastica. E ci stiamo godendo pure il tramonto. Vediamo se riesco a inventarmi qualche foto. Questo qua è il foro, diciamo, dello scolo dell'acqua. E guardate come ha solcato il muro nel corso degli anni. Cari ragazzi, cosa posso dirvi? Il castello purtroppo è in condizioni davvero pessime e rischia davvero che possa crollare un pezzo da un momento all'altro. Quindi se andate a visitarlo fate davvero, davvero attenzione. E per il resto io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!